Cosa vogliamo dire di questa gara? È stata forse la gara più anonima e imbarazzante della Ferrari quest'anno, con prestazioni evidenti da terza forza nel mondiale, dietro nettamente a Red Bull e Mercedes. Una Ferrari che con l'aria rarefatta non ha potuto spingere la power unit al limite e neanche il turbo, e quindi ha dovuto correre in maniera conservativa su queste componenti, e in più anche il bilanciamento da monoposto non era azzeccato. Abbiamo visto una macchina con tanto sottosterzo, poco guidabile nel secondo settore, e il tutto ha portato a un risultato finale che Leclerc si è trovato a più di 60 secondi da Verstappen, quindi più di un minuto di distacco. E vedere una Ferrari così indietro che prende un minuto dalla Red Bull quando all'inizio stagione in Bahrain avevano vinto, beh, è davvero inspiegabile. Tra l'altro, nei momenti in cui la Ferrari è più in difficoltà, Sainz riesce a fare anche meglio di Leclerc. Nel secondo settore abbiamo visto quell'errore madornale di Leclerc che quasi lo mandava a muro, quella correzione perché è andato troppo sul cordolo e aveva toccato il fondo. Questa è dimostrazione del fatto che la Ferrari era davvero difficile guidare nella parte mista. Non hanno trovato il setup ideale, anche il bilanciamento era sbagliato e in più sono stati anche conservativi sul rettilineo con la power unit per aver paura di aver problemi col turbo. E la Ferrari in media girava un secondo più lenta di Verstappen e 8 decimi più lenta di Hamilton con la Mercedes. Dopo faremo l'analisi completa del passo gara di Red Bull, Mercedes e Ferrari, però il passo gara di Ferrari è stato davvero imbarazzante. Il passo gara con la differenza più lenta che si è vista da inizio stagione nei confronti di Red Bull, ma soprattutto di Mercedes. E Verstappen ha raggiunto 14 vittorie in un'unica stagione, battendo il record di Schumacher del 2004, di Vettel del 2013, quindi è l'unico pilota della storia che ha vinto 14 gare in un'unica stagione. Complimenti a Super Max per questo risultato straordinario, ma quanto è strano vedere una Red Bull così forte a fine stagione, in una stagione dove c'è anche il budget cap limitato e in questo momento c'è la differenza a Ferrari davvero abissale. È tutto molto strano e bisogna sicuramente fare un'indagine anche sul budget cap 2022, ma se la Red Bull confermasse una vettura totalmente a posto e legale, beh, sarebbe una stagione clamorosa e davvero da applausi per Red Bull. In caso contrario sarebbe da squalifica. Ma andiamo ad analizzare la gara di Verstappen, la gara anche di Hamilton che ha fatto un garone, e anche la prospettiva futura di Ferrari dopo la sigla. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta e i post GP. Fatemi sapere qui sotto nei commenti il momento migliore della gara e il momento peggiore secondo voi. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Non siete ancora iscritti al canale? Mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessun video. Mi raccomando, è fondamentale per supportare questa serie e continuare con questo progetto. Ma ora iniziamo subito con questo video post GP. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Voglio partire nel dire che la strategia migliore oggi in gara era partire con la soft e poi metterla media. Si poteva tranquillamente fare la strategia a una sosta, come abbiamo visto, e quindi dire che Ferrari poteva fare una strategia migliore è sbagliato. Sì, si poteva anche diversificare la strategia e quindi far partire un pilota con la soft e l'altro con la media e poi vedere come andava la gara. Però in sostanza la strategia migliore era quella, soft media l'hanno fatta, hanno cercato di tirar fuori il massimo dalla monoposto e quello era il massimo purtroppo in pista per la Ferrari. Però devo dire che sentire Binotto che sabato dice abbiamo lavorato in ottica gara, abbiamo una macchina più carica per cercare di evitare il degrado delle gomme così eccessivo, e poi vedi queste prestazioni oggi della Ferrari, beh, ti fa riflettere. Anche lui non è sicuro del modo in cui Ferrari sta lavorando, i risultati non si vedono in pista, e io l'ho detto anche ieri ragazzi, la Ferrari non ha trovato il bilanciamento, non è abbastanza carica e ha un quel setup ibrido che non permette di avere carico nella parte guidata e non permette di andare forte sul rettilineo, anche sottolineando i problemi che hanno sul motore, motore che è troppo poco affidabile e quindi devono cercare di limitare per evitare problemi di affidabilità, appunto. Sicuramente una mappatura così conservativa del turbo della Ferrari non ha aiutato. Tra l'altro ragazzi, Leclerc ha montato il turbo nuovo ad Austin e devono già limitarlo per evitare problemi. Ok, l'aria rarefatta, però tutti i team hanno corso con l'aria rarefatta e non hanno limitato il turbo. Ferrari ha dovuto farlo. Probabilmente c'entra anche il fatto che Ferrari non riesce a mandare molta aria nella zona del cofano motore e quindi far raffreddare a sufficienza la zona del turbo. Ma il problema principale di questa F175 ora come ora è il trovare grip in pista, non riesce. L'abbiamo visto dal Belgio in poi, da dopo la TD39, che non riesce a trovare grip. Un minuto di stacco tra Verstappen e Leclerc è davvero troppo. Mentre dall'altra parte abbiamo visto una Mercedes che è migliorata molto in questa parte finale di stagione. C'è da dire che questa pista gli andava molto a vantaggio anche per l'area rarefatta e quindi c'era meno drag. Però sicuramente la Mercedes poteva giocarsela quasi ad armi pari con Red Bull se avesse azzeccato la strategia. Red Bull è comunque superiore perché non ha degrado delle gomme la Red Bull, ragazzi. È incredibile come Verstappen abbia fatto 46 giri con la media e girava costantemente
sul 22 basso. E questa è una cosa molto strana, perché corre molto carica la Red Bull, non ha resistenza aerodinamica, specialmente qui in Messico. E io l'ho detto subito, ragazzi, dal mercoledì ho detto: ragazzi, siccome è una pista che non c'è resistenza aerodinamica, la Red Bull può correre davvero molto molto carica e ne dà a tutti. A dimostrazione del fatto che con gomma più morbida, quella di Verstappen, ovvero la media, mentre Hamilton ha montato la hard, comunque con tanti giri fatti con quella gomma, Verstappen era comunque più forte, non si degradava quella gomma. Mentre Hamilton, che si è fermato al 29esimo giro, se non sbaglio, o il 30esimo, poteva allungare di molto quello stint con la media e poi metterla soft. Era la strategia migliore, era più aggressiva, sì, come strategia, però solo in questo modo potevi battere la Red Bull. Poteva fermarsi tranquillamente al 40esimo giro e fare 30 giri con la soft alla fine. E Russell aveva anche detto in gara, c'era un momento della gara che Russell voleva mettere le soft dopo le medie. E aveva ragione lui, infatti ci stava a mettere le soft, perché le soft potevano durare tantissimo. E alla fine Verstappen con le medie ha fatto 46 giri in totale, tenendo un ritmo davvero molto costante e buono. Quindi sì, oggi l'unica scelta sbagliata di Mercedes è stato fare una strategia troppo conservativa. Poi anche sul 23 ci sono stati quei 2-3 decimi di differenza a favore di Verstappen. Si diceva perché quei 2-3 decimi erano a favore di Verstappen perché aveva la gomma soft. È vero, ma in parte. La Red Bull riesce a tenere un ritmo molto più costante in gara rispetto anche a Mercedes. Ma la differenza sostanziale Max l'ha fatta dopo la sosta, montando la gomma media. A un certo punto Verstappen riusciva a girare sul 22 basso, mentre Hamilton non riusciva a girare sul 22 basso. E addirittura a un certo punto Mercedes ha rischiato con Hamilton di perdere la posizione a favore di Perez. Perez che è arrivato addirittura sotto il secondo di Hamilton a un certo punto nella seconda fase di gara, ma non è riuscito a passare. Quindi Hamilton ha fatto molto bene lì nel difendersi da Perez, ma soprattutto a inizio gara ha fatto un sorpasso clamoroso nei confronti di Russell. Un sorpasso a straccio di licenza, prima esterno, poi interno nella chicane iniziale, davvero bellissimo. Anche Sainz e Leclerc hanno fatto un po' di bagarre in sua gara e c'è stato un po' di scontro lì con Sainz, ma oggi Sainz ne va di più di Leclerc. Lo spagnolo è riuscito a sopperire meglio ai problemi di guida nel secondo settore rispetto al monegasco. Vedendo le prestazioni di Verstappen mi aspettavo qualcosina di più anche da Perez, che invece faticava molto nel tenere costante il ritmo, come anche Russell uguale a Perez riusciva ad andare molto forte inizio stint e poi faticava nel gestire bene le gomme. Sainz e Leclerc giravano un secondo più piano di Verstappen e 8 decimi più piano di Hamilton. Un ritmo imbarazzante a Ferrari, che perdeva tantissimo nel secondo settore, tanto anche nel terzo settore, e nel primo settore riusciva un po' a gestire, ma comunque vedendo anche la power unit un pochino più trattenuta questo weekend a causa dell'aria rarefatta, non hanno spinto tantissimo sul dritto anche. E Sainz è arrivato a 58 secondi a Verstappen e addirittura Leclerc è arrivato a 68 secondi a Verstappen, quindi 1 minuto e 08 secondi, ragazzi, è davvero tanto, quasi doppiata la Ferrari in questa pista. E la cosa che fa ancora più paura è vedere che la Ferrari ha azzeccato tutto in gara, ha fatto la strategia perfetta, non poteva massimizzare più di così, eppure sono stati davvero lenti e hanno perso un minuto da Verstappen. E c'è stata anche la Virtual Safety Car che ha un po' spezzato il ritmo. Davvero, questa qua è una cosa incredibile, è uno scenario molto molto triste. Complimenti anche a Ricciardo, che si prende una straordinaria settima posizione, strategia azzeccata in casa McLaren, che ha montato le soft a fine gara su Ricciardo, che hanno funzionato, era quello che doveva fare anche Mercedes. Poi ha ricevuto quei 10 secondi di penalità per il contatto con Tsunoda, ci può stare perché Tsunoda si è ritirato, però anche Tsunoda ha chiuso un po' su Ricciardo, forse potevano dargli 5 secondi al posto che 10. Però sì, è vero che Ricciardo ha tentato un sorpasso troppo ottimista in quel punto della pista e ha fatto ritirare anche Tsunoda, quindi ci può stare la penalità. Ottavo Con, che ha dimostrato di avere un grandissimo ritmo e una gran difesa. Peccato per il ritiro di Alonso, perché ha avuto problemi al motore, altrimenti anche lui era lì settimo, ottavo. Gara imbarazzante di Bottas, che si è fatto sorpassare ovunque, mi aspettavo qualcosina in più da lui anche partendo sesto. E devo dire che la delusione più grande è la Aston Martin in fondo e anche la. E in Brasile e Abu Dhabi la Ferrari non può permettersi di correre così, perché deve cercare di tenere il secondo posto nel campionato costruttori e anche il secondo posto di Leclerc nel mondiale piloti. Sicuramente per Ferrari non è questo il problema principale ora come ora, pensano al 2023 a vincere il mondiale l'anno prossimo, però comunque è una cosa da guardare. Vedo una Ferrari molto competitiva soprattutto a Abu Dhabi rispetto a in Brasile, e attenzione anche a Sainz, che andrà a sostituire delle componenti del motore in Brasile, dove ci sarà anche la sprint race per recuperare. Una Ferrari che inizio stagione poteva lottare per il titolo, ci abbiamo creduto tutti. E poi vediamo una Ferrari ora che è la terza forza dietro a Red Bull e Mercedes di tanto. Sicuramente questo è il punto più basso che la Ferrari ha raggiunto questa stagione. Speriamo che da ora in poi si possa un po' più risalire. Fatemi sapere nei commenti il vostro momento migliore della gara e peggiore, quello che vi è piaciuto di più e che vi è piaciuto di meno. Bello vedere come è esultato anche Papa Perez dopo nella cerimonia del podio, idolo di casa insieme a Checo. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Qui da Russell tutto, ci vediamo a un prossimo video.